Day, benvenuti in questo nuovo video. Lasciate già un bel mi piace. Oggi faremo una cosa priva di contenuti quanto ignorante, però a noi piace così. Oggi siamo qui con un video che andava di moda tipo un anno fa, una cifra di tempo fa, e io ho deciso di farlo solo ora, che è la bombi o la passi. In cosa consiste questo video? Per chi non lo conoscesse, ci saranno delle tipe durante questo video, guarderò delle loro foto sul telefono e dovrò decidere se bombarle o passarle, quindi se ci starei o meno con loro, ecco. Ovviamente se fossi single. Allora iniziamo subito, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate con hashtag la bombi o la passa. Sì, mi raccomando, cioè, mi raccomando, non insultatemi nei commenti se sbaglio la pronuncia di qualche tipa, perché non me le sono preparate. Guarderò delle tipe a caso, magari alcune le conosco, alcune no, perché se me le fossi preparate non avrebbe avuto senso il video. Cioè reagiremo insieme, nel senso è ne reaction in live. Allora partiamo con la prima, che è Alexis Ren. E lei è davvero davvero una bella ragazza. Cioè io la seguo, mi piace un sacco, è molto semplice, è bella, quindi lei la bombo. Raga, che video ignorante. Passiamo con la seconda ragazza, che è Kristen. Lei, raga, non mi fa impazzire così tanto. Cioè, ha un bel fisico, ma non mi piace tanto il viso. Io ve lo dico, ho gusti difficili. Quindi lei, non insultatemi, ma la passo. Poi passiamo con la terza ragazza, che è Alyssa Violet. Lei, la bombo. Lei, la bombo. È davvero bella, cioè, è davvero bella sta ragazza. Ok, passiamo alla prossima, che è Tana. E lei non la seguo. Non mi piace lei. Mi piacciono le ragazze semplici e lei non mi sembra molto semplice. Quindi lei la passiamo, bocciata. Se, quando vedrai questo video, cosa che non succederà mai, direi no, ma perché Giuseppe non mi bomba? Passiamo con la prossima, che è Manu Traveco. E so che qua mi beccherò un sacco di insulti perché è seguitissima, è apprezzatissima, ma raga, a me non piace, parlo esteticamente, io la passo. Poi non mi piace questo nuovo taglio di capelli, secondo me non le sta proprio bene. I gusti sono gusti, questo è il mio gusto personale. Lei la passiamo. Poi Bad Baby la passiamo anche lei. Non mi piace, raga, non mi piace la voce. Quando canta sì, ci sta, ma quando parla, raga, non mi piace. Oh raga, io c'ho gusti difficili. E poi non mi piace esteticamente. Lelui è una ragazza dolcissima, molto semplice, bravissima a fare la belly dance. Lei, ragazzi, la bombiamo. Lei la bombiamo perché mi piace. Poi questa qua non la seguo. Natti Natasha, lei non mi piace tanto, quindi lei la passiamo. Sembra molto sofisticata e, come ho detto, mi piacciono le ragazze semplici, quindi lei la passiamo. Questo video tra l'altro può anche esservi d'aiuto per farvi capire i miei gusti. Poi abbiamo un'altra ragazza che non seguo, quindi sicuramente sbaglierò la pronuncia. Zavi Ward, anche lei è molto sofisticata, c'è un bel visino, non mi piacciono molto i suoi capelli, bello il colore, ma non mi piacciono le ragazze con i rasta o i dread, ecco. Poi passiamo a un'altra ragazza che non seguo, ovvero Becky G. Lei non mi piace, lei la passiamo. Poi Lele Pons è proprio una bella ragazza, a me piace molto, anche lei sembra molto semplice nelle foto, è molto simpatica, mi guardo un sacco di video con Juanpa, mi piace, lei la bombiamo. Lisa e Lena, che ho avuto anche il piacere non di conoscere ma di vedere dal vivo, ho fatto anche una foto con loro, però ragazzi sono un po', non so quanti anni abbiano, ma mi sembrano molto molto piccine e non mi piacciono poi così tanto esteticamente. Magari quando cresceranno diventeranno due fighe della Madonna. Per ora le passiamo. Poi abbiamo l'ultima ragazza, che è Erika Costel. Lei, ragazzi, mi piace. Mi piace perché è stradivertente, segue un sacco il suo ragazzo, ovvero Jake Paul, e quindi la vedo sempre nei video, è stradivertente. È una ragazza davvero, cioè, secondo me fa scassare dalle risate, ed è una cosa che comunque c'è da tener conto. Poi è molto bella fisicamente, quindi la bombiamo. Ok, questo video termina qui. È stato un video molto veloce, molto ignorante. Spero che vi sia piaciuto. Come vedete, questo è il terzo video della settimana. Mi sto impegnando un sacco. Mi raccomando, attivate la campanellina di fianco al tasto iscriviti e iscrivetevi al canale. Se avete visto il video fin qua, commentate con hashtag Giuse non bomba nessuno. Se tutto va bene, caricherò i video il martedì, il giovedì e il sabato. Quindi memorizzatevi questi giorni. Io ci proverò, ci metterò tutto me stesso. Mi raccomando.
raccomando, fatemi vedere che anche voi ci tenete a questa cosa. Spero vi faccia piacere vedere più miei video possibile, quindi sostenetemi. Anche se magari vedete un video che il titolo non vi attira tanto, apritelo lo stesso. Io vi saluto, vi mando un bacione dal vostro Giuse, è tutto. Cosa stavo facendo? Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo martedì. Bye, ciao. Che capelli spettinati. Cos'è?